Sono più di 1500 i cittadini di origine peruviana che vivono e lavorano nella città metropolitana di Bologna. Molti di loro sono profondamente legati alla devozione per il Señor de los Milagros, il Cristo dei Miracoli, e hanno costituito in molti centri della loro migrazione, come a Bologna, delle confraternite che ne tengono viva la venerazione. Nella giornata di domenica una lunga processione si è snodata nel centro della città, dalla Basilica di San Bartolomeo alle Due Torri, dove ha sede la comunità cattolica latinoamericana e la confraternita del Señor de los Milagros, fino alla Cattedrale di San Pietro, dove l'immagine verrà custodita fino alla fine del mese di ottobre, chiamato il mes morado per il colore viola, colore penitenziale che caratterizza l'abito confraternale. Questa devozione nasce dal monastero delle Nazarenas a Lima, nella cui cappella un ex schiavo di origine angolana aveva dipinto un crocifisso con la Vergine e San Giovanni. Il Perù è frequentemente tormentato da terremoti, anche di forte impatto, e nel 1655 uno devastò la città di Lima. Tra le macerie degli edifici, il muro con l'immagine del crocifisso rimase intatta. Qui inizia l'attribuzione di miracolo all'immagine, ma è nel 1671 che per la prima volta si celebrò una messa davanti a questo affresco. Pochi anni dopo, nel 1687, un altro terremoto devastante risparmiò la santa immagine. I devoti ricavarono allora dall'affresco una tela che cominciò ad essere portata in processione. Con un lentissimo passo ondulato che richiama quello di Cristo condannato che porta la croce, la portantina, con il Señor de los Milagros, viene portata in processione e riceve l'omaggio dei devoti, con una speciale attenzione per i bambini, mentre le donne della confraternita offrono l'omaggio dell'incenso e il profumo del palo santo. Al Señor de los Milagros si associò dal 1747 anche la tela della Virgen della Nube, la cui devozione ha origine in una apparizione mariana avvenuta a Quito in Ecuador nel 1696. Nel 1715 El Señor de los Milagros venne proclamato patrono e custode di Lima, mentre più recentemente Papa Benedetto XVI ha esteso il suo patrocinio anche a tutti i peruviani ovunque siano emigrati nel mondo.